Bruno Editore presenta I segreti del telemarketing, strumenti e strategie segrete per un perfetto telemarketing di Roberto D'Aloisio. Introduzione. Chi può dire di non aver mai utilizzato un telefono sul posto di lavoro? Chi di noi in ufficio, indipendentemente dal proprio ruolo, non ha avuto a che fare con tutte le difficoltà del caso, ad esempio per mantenere una partnership o un cliente, per non perderne uno potenziale o per guadagnarne uno nuovo? Spesso però non si raggiungono i risultati sperati. Che fare allora? Se ti trovi a fare questo corso è perché questa domanda te la sei posta varie volte, senza trovare la soluzione adatta alla tua mansione lavorativa. Fai parte sicuramente di quella schiera di centralinisti, impiegati, datori di lavoro e venditori che, pur formandosi nel corso della loro carriera, non hanno mai avuto modo di avere le informazioni giuste con un linguaggio fruibile e chiaro. Per questo ho scritto questo corso, per trasferire a te tutte le mie conoscenze e la mia esperienza sul campo. Credimi, anch'io facevo parte di questa stessa squadra, quindi capisco bene in quali situazioni ci si può trovare sul posto di lavoro se non si ha dimestichezza col telefono e non si ha l'attitudine ad avere una dialettica fluente. Lascia che ti racconti brevemente come sia stato in grado di acquisire le mie competenze attuali che mi hanno permesso di scrivere questo corso. La mia carriera di telemarketer è cominciata nel modo più insolito e strano che si possa immaginare. Era il 2003 quando ero arruolato nell'esercito e mi assegnarono un ruolo di servizio, cioè lavorare nel centralino dell'Accademia Militare di Modena. Era un ruolo veramente difficile perché, oltre a lavorare in un ambiente poco incentivante, il mio compito consisteva nel gestire tutte le telefonate in entrata e di smistarle nel minor tempo possibile. Non prevedeva quindi saper fare telefonate in uscita, né tantomeno dovevo convincere qualcuno, ma è stata una scuola formidabile. Finito il servizio militare, trovai lavoro come agente assicurativo e cominciai a sfruttare le mie conoscenze da centralinista. Inizialmente non me la cavavo male, ma vennero subito fuori le lacune mai curate, cioè coinvolgere un cliente creando empatia, saperlo gestire accrescendo la fidelizzazione, eccetera. Decisi così di investire su me stesso perché capii quanto fosse importante saper fare del buon telemarketing, visto che il mio ruolo di agente lo richiedeva. Indipendentemente se avessi continuato quel lavoro o se in futuro avessi svolto un'altra professione. Per più di un anno e mezzo lavorai sodo per acquisire conoscenze in materia, ma più studiavo più mi rendevo conto che tutto quello che leggevo in merito era poco comprensibile perché il linguaggio era di stampo puramente universitario. Inoltre, riguardo a quei pochi manuali che erano abbastanza fruibili, seppure con essi imparavo a fare una telefonata, era altrettanto vero che non avevo nessuna logica di insegnamento, dando per scontato che certe situazioni, in cui la maggior parte dei telemarketer si ritrova, il lettore le conoscesse già. Poi, nell'attuale azienda per cui lavoro, ho conosciuto alcuni formatori di PNL che mi hanno dato una grande mano nel modellare e perfezionare le mie conoscenze. Risultato? Dopo poco tempo ho applicato le giuste strategie, i miei risultati sono letteralmente migliorati, arrivando in alcuni periodi perfino a triplicare quelli precedenti. Ti ho raccontato questo per farti capire che non si nasce geni e che tutti possono diventare degli ottimi professionisti, a patto di metterci impegno e determinazione ed avere la possibilità di imparare le giuste strategie da studiare e mettere in pratica da subito. Lo scopo per il quale ho scritto questo corso è quello infatti di guidarti passo passo attraverso un percorso preciso, strutturato e logico. Infatti non ti spiegherò soltanto come diventare bravo con il telefono, ma anche come ottenere l'autostima per svolgere questo lavoro, come utilizzare tutte le forme di comunicazione necessarie, come organizzare al meglio e mantenere in ordine la tua attività, come essere capace di gestire le situazioni critiche. Non credo di esagerare sostenendo che tu puoi diventare un grande professionista del telefono anche in poco tempo. Dipende da te, dall'impegno profuso e da quanto tempo dedicherai nel mettere in pratica le strategie contenute in questo manuale pratico, studiate e modellate per un'attività telefonica vincente. Se sei un agente, prova ad immaginare come sarebbe bello se le tue provvigioni aumentassero semplicemente perché hai messo in pratica queste indicazioni.
Se sei il titolare della tua azienda o un direttore commerciale, pensa a quali risultati potrà ottenere la tua forza vendite grazie a queste informazioni. Per non parlare del ritorno d'immagine che avrà la tua azienda se sei un centralinista e applicherai tutte queste tecniche. Utilizza quindi le indicazioni di questo corso e vedrai che, seguendo la logica indicata, assimilando i suoi contenuti e mettendoci il tuo migliore impegno, non solo raggiungerai il tuo obiettivo, ma i tuoi risultati saranno straordinari. Buon apprendimento, Roberto.